Ciao ragazzi, qua Max Lodge, mi chiamo Sono al Sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi spero con tutto il mio cuore che sia un video dove appunto la qualità audio è abbastanza buona, è ottima se possiamo così definirla, perché infatti negli ultimi tre video, in due di questi avevo avuto problemi d'audio. Mi scuso alla stragrande, però anche voi, cioè tipo l'ultimo video, quello appunto il pinpal che avevo fatto ieri, cade qualcosa. Nell'ultimo pinpale che avevo fatto ieri, appunto, dove sentivo abbastanza male, ma che poi avevo utilizzato la musica per appunto non farvi sentire così male, ho visto gente che si lamentava e diceva: oh mio Dio, mi hai spaccato i timpani, non riesco più a sentire. Allora, si sentiva male, sì, ma addirittura così tanto non credo. Comunque, ma nel senso, non ci vediamo. Prima di iniziare, volevo ricordare di passare da FIFA, quando siete interessati a comprare anche di FIFA. E come sempre, poi vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando. Magari, se potete, lasciate già un bel mi piace adesso, che ultimamente siamo un po' poco carichi con mi piace. Ma ovviamente, noi torneremo più forti che mai. Quindi, lasciate un bel mi piace adesso. Vediamo se questo video raggiunge i 4500. Comunque, oggi sono qui a presentarvi il pinpale. Il pinpale di quale giocatore? Ragazzi, oggi sono qui a presentare il pinpale di Xherdan Shaqiri, che secondo me è fortissimo, veramente è una bestia, sia su FIFA che nella realtà. Ieri ha fatto una tripletta all'Honduras, un hat trick, e un giocatore veramente forte, che hanno cambiato addirittura il ruolo. Infatti adesso è come COC, io appunto gli ho cambiato la posizione e l'ho messo come ATT perché secondo me rende di più, e poi perché volevo utilizzare come COC Gozze. Ora voi state dicendo: ma Axel, non è il man of the match più costoso di oggi? Perché infatti è uscito anche Messi, solamente c'è un piccolo problema: io, se devo essere sincero, volevo portarlo di Messi, infatti avevo anche venduto qualche giocatore. Solamente che è successo? Messi, la carta di Messi in Man of the Match è uguale a quella Team of the Season, e io ho detto all'incirca quindi avranno lo stesso prezzo, ma ebbene no, perché infatti Messi in Man of the Match con le caratteristiche uguali alla carta Team of the Season costa 7 milioni in più rispetto appunto alla sua versione TOTS, perché infatti la sua versione in Man of the Match costa 8 milioni di crediti, mentre quella TOTS costa 2 milioni e 200 mila. Quindi è per questo che non vi porto un pink pale di Messi, magari quando il suo prezzo scenderà ve lo porterò alla stragrande. Però cosa dovete fare voi? Dovete farmi vedere che ci siete, dovete dare il vostro supporto, quindi come si è detto lasciate un già un bel mi piace. Ragazzi, poi vabbè, sto facendo questi tanti pin pal per appunto intrattenervi un po' di più. Detto questo, non mi sembra avere più altro da dire. Ah sì, se ovviamente vedete i miei capelli abbastanza ambigui è perché come al solito non me li sono fatti, una cosa abbastanza tattica. Quindi adesso andiamo a twittare su Facebook pink pal in meno della Shaqiri di Xbox One. Mi sono scordato di fare una cosa però. Ecco qua gli inviti, io andrei... No, aspetta. Andiamo ad accettare il prossimo invito. Quindi quello dopo l'Ipraz, tecnicamente parlando, sarà il mio sfidante. Andiamo ad accettare qua, no look proprio, e vediamo un po' chi sarà il nostro sfidante di questo nuovo Pink Palace. Oh mio Dio. Vediamo. Oddio. Se non... ma io l'ho già sentito. Se non the best, sarà il nostro sfidante. Comunque vabbè, 10 secondi per essere the best ragazzi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E mi accassiamo. Quindi accettiamo subito il prossimo sfidante. Guardate un po'. Siamo da soli nel gruppo. Rischiacciamo allora. Abbiamo rischiacciato e il nostro sfidante sarà Italian Heroes. Quindi vediamo se lui viene. Ragazzi, un po' di fretta, quindi aspettiamo ancora 10 secondi. Se no, è arrivato, meno male. Andiamo ad invitarlo. Vediamo se arriva. Se arriva. Oh mio Dio. Eccolo. Eccolo. Ma oddio. Gioca con 55 d'intesa. Ma sei serio? Va bene, quindi questa partita dovrebbe essere abbastanza facile. 55 d'intesa. Madonna, va bene, meglio per me, oh. Scherzi. Signori Xherdan. Xherdan. Bella palla per Di Maria. Bella palla per Di Maria. Di Maria! No. Ramirez. Boom! 1-0 al settimo minuto. Non mi posso alzare perché... bene, 1-1 al quattordicesimo. Beh, cioè no, incredibile. Mario Gozze per Shaqiri. Shaqiri le... no. Incredibile, Gozze ancora. Xherdan lagga un po'. Oh, l'ha visto però. L'ha visto però. Xherdan! Al 22esimo inizio... no, 23esimo iniziato. 2-1. Xherdan Shaqiri, quanto è forte. Dai, e dunze dunze, dai, dai. Incredibile Casemiro dribbling secco. Che lancia Mlapa. Dai, dai, arrivaci, segnamelo. 3-1. Grandissimo gol. Incredibile Mlapa. Al 37esimo, 3-1. Buono. Molto buono. Mario Gozze, Shaqiri. Shaqiri, Shaqiri. Oh mio Dio, che azione che sta facendo Xherdan. No.
Mario Götze per Di Maria, 4-1 al 44esimo. Blapa. Oddio. Finito primo tempo, ragazzi, 4-1. Beh, abbastanza facile con una squadra che c'ha lui, sinceramente. Sì, però come avete potuto ben vedere io ho estratto, non è che adesso mi venite a dire cose varie, Gose. Gose per William. 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 Oddio. Xerdan avanza. No, mi piace sto giocatore. Forterrimo. Rigore al 72esimo. Buono. Per me sta in centro lui. No, me l'ha parata con Park Jung Song. Incredibile. Xakiri. Perché ho detto Xakiri? Ho fatto la fusione. Perché c'è qualcosa in alto a sinistra che non se ne va? Sciabolata avvolgente. No, ma perché sta boiata? Mio Dio. Buona. Non lag. Mario Gose. Oh mio Dio. Va bene, è finita. Abbiamo vinto 4-1. Buono, ci teniamo questo giocatore. Però mi spiace perché è stata una partita abbastanza facile. Abbiamo un portiere scandaloso. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Oi, metti un giocatore a 50k. Cosa? Sai che oggi è il mio compleanno, grazie. Auguri. Grazie. Oi. Grazie. E ragazzi, era pure il suo compleanno, quindi gli abbiamo fatto una sorta di regalo. E quindi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente, pazienza, al prossimo video, bolla!